abbiamo la necessità di capire effettivamente qual è il rischio che sopportano i nostri lavoratori. Una serie di incontri ed assemblee pubbliche tra i lavoratori delle forze dell'ordine per parlare del rischio contaminazione da virus chimici e biologici. Il problema è di attualità a causa degli ultimi casi di Ebola verificatisi nel continente africano, tanto che anche la regione Liguria si è attivata riunendo la task force predisposta per gestire eventuali casi sospetti. Resta comunque la preoccupazione tra chi deve affrontare in prima persona il rapporto con i cittadini stranieri, anche se, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il livello attuale sarebbe privo di rischi per il nostro paese. Spesso infatti le forze di polizia sono obbligate a lavorare a stretto contatto con situazioni potenzialmente pericolose e vorrebbero avere una maggiore informazione sui rischi che corrono. Noi assolutamente non vogliamo creare allarmismo su argomenti così delicati, ma nello stesso tempo dobbiamo dare risposte concrete ai lavoratori che a noi chiedono elementi di garanzia e di tranquillità. Nessun allarmismo, ma una richiesta di dati precisi e dettagliati che tranquillizzino i militari in modo da poter fare il loro lavoro senza nessun rischio collaterale. C'è bisogno di una continua e costante informazione dei lavoratori e dobbiamo capire se i dispositivi di protezione individuale che l'amministrazione dovrebbe fornire ai lavoratori ci sono, se ci sono i fondi per poterli acquistare e se ci sono le condizioni per mandare i nostri operatori a lavorare tranquillamente sia quando vengono mandati fuori sede a lavorare nei posti diciamo, di frontiera, abbiamo Lampedusa, Reggio Calabria, Crotone, eccetera, eccetera, o anche qui in porti e come quello di Genova, che sono sicuramente punti nevralgici e delicati.